Buongiorno ragazzi, prima del video volevo chiedervi un favore, obiettivo di arrivare ad agosto, settembre, dai facciamo settembre, 3000 iscritti, clic 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 clic, dai come fa il, ma il, ma il maestro Angelo, clic, ok? Condivisione del video mi raccomando, fatemi sapere anche che cosa ne pensate, e adesso parte il video. Buongiorno a tutti ragazzi dal vostro Cartal. Allora ragazzi, video di giornata, si parlerà di Matteo Politano, ufficializzato un'ora fa appena effettuato le visite mediche a Milano e così lo abbiamo preso. Matteo Politano, che viene dal Sassuolo per una cifra di 25 milioni più eh, lo scambio con Odegaard della nostra primavera. Allora ragazzi, prima di partire, diciamo, per commentare un po' il giocatore, voglio dire qualcosa che cosa ne pensa Cartal di Politano. Allora ragazzi, arriva questo esterno offensivo praticamente dal Sassuolo, classe 1993, cresciuto nel divaio della S Roma e subito subito girato al Sassuolo. Allora ragazzi, cosa pensa Cartal? Allora, il mio pensiero è questo. Partiamo dal presupposto che è un esterno d'attacco che può giocare è un mancino che può calciare anche con il piede destro, ma può adattarsi anche come, come giocare in mezzo, diciamo, tra le due punte o quant'altro, come una sorta di trequartista, va all'occorrenza. Allora, ragazzi, io che cosa ne penso? Il mio pensiero su Politano, ragazzi miei, è un pensiero che si può condividere come non, ma io intanto, ragazzi, ve ne parlo. Poi ognuno di voi è liberissimo di giudicare Politano nella miglior modo possibile. Allora, partiamo dal presupposto che è un classe 93, quindi ha appena 25 anni, quindi abbastanza giovane. Italiano Soprattutto E che ha giocato Sempre nelle file Della serie A L'anno scorso Va in doppia cifra Avendo fatto 11 gol Quindi quasi come Il nostro buon Ivan Perisic E che cosa dire ragazzi Allora lui forse forse sarà O il titolare O il sostituto di Candreva come voi ben saprete Cartal su Candreva non ha avuto mai una grandissima stima a me, io ragazzi lo ripeto da quando sono qua su Youtube l'ho sempre detto, a me che Andreva, sinceramente non mi è mai piaciuto e mai mi piacerà soprattutto, e dico soprattutto ragazzi, dopo lo sputo di inter -Lazio della partita di andata che ha visto Candreva sputare in faccia a un tifoso anche se poi non era vero, era vero quello rimane il fatto, quindi ragazzi miei arriva Politano, è un giocatore che può fare molto bene all'Inter, ho visto praticamente che lui comunque si accentra come Ala, quindi a volte al tiro ci arriva e noi ragazzi miei Politano ce lo ricordiamo benissimo, come, come non ricordarlo nell'Inter Sassuolo dell'anno scorso soprattutto, nella penultima giornata, quindi... È un giocatore che non si è fatto dimenticare, secondo me. Ragazzi, arriva l'Inter e logicamente farà il salto di qualità perché passando da un Sassuolo all'Inter non è che poi sia così scontato che sia una riserva, perché no, perché comunque parliamoci francamente, ragazzi. Noi, noi con il nostro fair play finanziario che abbiamo, giocatori massimo, massimo. Eh? 50 milioni li possiamo 40 va, famo 40 quindi non ci possiamo illudere però però non è per forza detto che Politano non possa a questo punto fare la sua dignitosa presenza con i colori più belli del mondo perché non è da escludere che probabilmente potrebbe fare anche lui un bellissimo esploit proprio nell'inter vediamo non voglio essere il solito criticone di sempre perché l'anno scorso, quando ho fatto il video Screener, Borca Valero non grazie, e poi dopo Screener ancora oggi, io sto qua a chiedergli scusa per come mi sono esposto nei suoi confronti, essendo che non conoscevo. Screenier come difensore, allora ho detto no, grazie. Io poi Borca Valero, a parte che non lo so perché l'anno scorso siamo andati a prendere un giocatore sinceramente di 31 anni con grandi aspettative e poi dopo ragazzi si è visto, si è visto. Io non sono un fan di, di Borca Valero, ma comunque, ritorniamo al discorso politano. Ragazzi, io ho molta fiducia, questa grandissima società questa volta sta facendo dei colpi mirati e sinceramente molto, molto studiati con l'intelligenza. Finalmente, diciamo, arriva anche un giocatore molto giovane. Speriamo che non tenuta le aspettative, io ragazzi, non sono né contento né che. Eeeh, il No. È arrivato un buon giocatore italiano, come ripeto, ragazzi. Però passare dal Sassuolo all'Inter vuol dire tanto. Dobbiamo dargli. Non è facile stare con i colori dell'Inter, questo lo sappiamo tutti: che stare con i colori nerazzurri nell nella piazza di Milano, soprattutto, non è così facile. Ma dobbiamo dare il tempo. Ho fiducia in questi, in questi ragazzi, che il signor Pierino Ausilio stranamente sta. Prendendo veramente con intelligenza, tanti complimenti ragazzi. Un unico piccolo rimpianto, ma piccolo è per Odegard perché io sinceramente Odegard lo amavo nella primavera. Ma sono dettagli ragazzi, sono dettagli. Quindi diamo il benvenuto a Matteo Politano in questa nuova esperienza all'Inter. Speriamo che ci porti anche lui i frutti che siano. Perché fino adesso ragazzi stiamo viaggiando veramente bene. Abbiamo preso due a parametro 0 come Devrai e come Asamoa. Che per me, tranne per Samoa che ancora diffido, molto bello l'acquisto di Devrai. Il Ninja 20, 20-25 milioni più altre contropartite tecniche. Ma siamo stati eccezionali e adesso Politano. E si dice che il mercato non è finito qua. Quindi... Ragazzi miei, tanta fiducia, andiamo avanti. Speriamo in questi nuovi innesti e comunque vada, sosteniamo i colori più belli del mondo. Con questo, ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Amalab.